nel mio tipico assetto militare o da caccia sono pronto per fare un altro allenamento con il drone in FPV e comincio con il metro 75 del kit, dell'Advanced Kit che ho recensito qui su Player 2 Lighting, che ha il piccolo drone, il Meteor 75, e questo è forse il drone più divertente che ho utilizzato finora in FPV perché è super resistente, non mi preoccupo se casca anche dall'alto, ed è divertente anche perché, essendo molto leggero, quando si toglie potenza ai motori, invece di cadere come un sasso, fa un po' una planata, quindi permette di giocare un po' di più, soprattutto a livello, diciamo, iniziale con le manovre. Dopo che ho finito le batterie con il metro, invece passerò al Beta FPV 95X V3, che è un drone già più serio e monta la telecamera della Insta360, che permette di fare video in HD anche in 4K. L'unico problema del 95X, per ora che cado molto spesso, anche troppo, è quello che i dampener, questi gommini che ci sono qui sopra, tendono a staccarsi chiaramente quando l'impatto è troppo forte, soprattutto dalla parte della telecamera. La telecamera di solito non si fa niente, però si stacca il filo e si tolgono i dampener e bisogna cercarli nell'erba. Quindi sto pensando di mettere dei filetti di nylon, magari per assicurarmi che non si stacchino e non si perdano troppo facilmente. Ma bando alle ciance, andiamo subito a volare. Una faticaccia, ho appena finito di fare l'episodio, il nuovo episodio che vedrà protagonista questa vecchia macchina fotografica di famiglia e il pannelletto LED di cui ho parlato varie volte già nei vlog, e la cosa divertente è che questa volta durante la fase delle riprese aggiuntive ho anche fatto un piccolo live su YouTube, fatto molto velocemente, quindi la qualità non era eccelsa, comunque la connessione regge bene, ci sono già state un po' di persone che hanno seguito lo stream. Lo stream però adesso non è più visibile perché era troppo, diciamo, grezzo, e mi piace mettere sul canale dei contenuti un po' più rifiniti. Adesso sto rimettendo a posto tutto quanto perché devo tornare a Roma e domani dovrei finire il montaggio, così che penso che al massimo tra lunedì e martedì probabilmente questo nuovo video uscirà, e che è un tutorial che ho deciso di pubblicare direttamente sul corso di fotografia. Cos'era quel rumore? Fare quel rumore d'acqua, le goccioline d'acqua. E qui era dove mettevano sopra i cadaveri, capito? Sì, così. Può darsi, scusiamo. Ah, vedi che la parte sopra è fatta come una casa con le travi. Ma è incredibile, guarda come è tenuta benissimo. Ma pensa che nel passato morivano pure sì, loro. Io non faccio più pisolina. Ci sono dei pezzi che è un po' tipo Indiana Jones, arrampicanti. Ok, Clad, oggi dove siamo?
A Cerveteri, anzi alla necropoli di Cerveteri. Oggi, sfidando il caldo mostruoso, siamo venuti a Cerveteri. Effettivamente non c'è tanta gente. L'unico problema forse è il fatto che dentro tutti i tumuli bisogna andare con la mascherina e il cambio tra freddo e caldo ogni volta ti fa sentire ancora di più la calura. Visto che adesso si sta avvicinando l'ora di pranzo, però direi che possiamo evacuare la zona e andare verso Cerveteri. Andiamo a prendere qualche cosa da mettere sotto i denti. Guarda che bello. L'acquitrino. Esatto, delle catacombe di Cerveteri. Mm-hmm. Catacombe, necropoli. Comunque, una cosa interessante di questo viaggio alla necropoli di Cerveteri è il fatto che è la prima volta che utilizziamo il Green Pass, il primo dell'estate 2021. Lo stiamo facendo un film dell'orrore, necropoli di Cerveteri. Che dici? Un documentario, una storia horror fatta di zombie etruschi con il Covid e un grande dubbio che attanaglia il protagonista della storia, che è: ma gli etruschi seppellivano sopra o dentro a sti cavoli di tumuli? Cioè, noi tumuli ai, come si dice, alle tombe di pietra, ci siamo intesi. Faccio, qui metto un'immagine di quello che intendo. L'inquadratura è abbastanza grande perché lo prendo. Ok, quello. Per concludere questo vlog volevo farvi vedere un po' delle fotografie che ho scattato durante questa piccola gita alla necropoli di Cerveteri, dove ho portato principalmente il 50 mm f1.4 della Canon e il 10-18 mm sempre della Canon, utilizzando però come corpo macchina la Fujifilm XS10 con l'adattatore della Fringer. E riguardo il 10-18 mm probabilmente farò un episodio esteso dell'inventario dove un po' ne decanto tutte quante le virtù, perché è uno dei miei obiettivi preferiti del corredo che ho di obiettivi Canon. Riguardo invece il corso di fotografia, l'episodio, quello col pannello LED che stavo preparando in queste settimane, è pronto ed è già stato caricato su YouTube, ma lo pubblicherò penso verso metà settembre, così da dargli maggiore visibilità, visto che questo periodo estivo le visualizzazioni solitamente sono un po' più basse. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ci sono delle pigne.